Eccoci arrivati alla nuova puntata della rassegna stanca del lunedì. Primo lunedì credo di rassegna stanca, fatemi spammare brutalmente anche su Instagram e ci siamo. Ormai bisogna veramente fare tutto ovunque. Allora, vediamo un po'. Intanto come va? Come la va? Come la va? Qui a Milano c'è ancora diciamo un discreto clima. C'è ancora un discreto clima quasi estivo, proprio quelle giornate di fine estate, settembrine, belle, 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 ci piace, ci piace. E direi di cominciare, mentre cominciate ad avvicinarvi, mentre cominciate ad arrivare, cominciare un po' a raccontarvi. Intanto non so se avete visto, cosa importantissima, è uscito un cortometraggio dedicato, un cortometraggio ufficiale di Jurassic Park, Jurassic World, anzi per l'esattezza, che si chiama, un attimo che lo vado a ricercare perché l'ho visto prima un secondo fa, già mi sono dimenticato il nome, siamo messi bene. Si chiama The Battle at Big Rock e racconta ciò che in effetti ci aspettiamo un po' tutti, che è il fatto che i dinosauri adesso vagano per la Terra e sono, beh, direi alla pari di orsi o animali selvaggi, però molto più grossi e molto più incazzati. E c'è questa famigliola che non capisco bene se è in campeggio, e allora sei scemo perché campeggi quando ci sono i dinosauri fuori, o se sono dei survivalisti, insomma gente che diciamo, con il fatto che i dinosauri governano quasi la Terra, vivono in qualche modo nel mezzo della natura cercando di sopravvivere. Il fatto sta che c'è questa famiglia che si ritrova ovviamente a dover avere a che fare con dei dinosauri e beh, non voglio spoilerarvi più di tanto, però devo dire che è fatto molto, è un corto che durerà 8 minuti, 10 minuti non di più, è fatto molto bene e credo che colga in maniera adeguata lo spirito di ciò che dovrebbe essere adesso Jurassic World con tutta la Terra a disposizione dei dinosauri. Insomma, potrebbe essere una figata, spero sia una figata onestamente. E sì, non è Cadillac e dinosauri, sono d'accordo con te, ma secondo me se non sono scemi, e può darsi che siano scemi, perché voglio dire, può anche essere, io fossi uno dei produttori o comunque uno degli autori di Jurassic World il prossimo, da qualche parte una scenetta velocissima con una vecchia Cadillac inseguita dai dinosauri ce la metterei, giusto per cogliere il momento nerd. Poi Cadillac e dinosauri è bello giocato, anche molto meglio del fumetto, per quanto mi dice, che poi è Cenozoic. Sì, o che viene fatta a pezzi, o che viene calpestata da un tirannosauro, insomma, o da un meglio ancora da un brachiosauro, insomma, secondo me potrebbe essere una cosa molto, molto figa, secondo me, se lo facessero. Vabbè, però non lo so se lo faranno, e se non lo faranno, sti cazzi, pazienza. Vediamo un po', cominciamo un po' la giornata, vediamo un po', oggi sono le classiche giornate di slow news, come vengono definite. No, Jurassic World è bruttarella, a me proprio non mi ha detto niente, la cosiddetta parte horror mi ha detto ancora meno, onestamente, vabbè, boh. Non lo so. Comunque, iniziamo questa giornata di slow news sempre con IGN, che inizia con, abbiamo parlato, The Cycle sarà il nuovo Fortnite, forse il nuovo Fortnite. vediamo un po' cosa sarebbe sto gioco. È un'esclusiva Epic Game Store, comunque, quindi nel caso comunque dove governano loro. Vediamo un po' cosa dicono. Civilization, no? Che si è buttato nella mischia dei Battle Royale, vediamo un po'. Seguendo la regola d'oro dell'intrattenimento, 80% ci ha visto 20% novità, bellissima questa frase del Mugo. Apex Legends, che in effetti sembrava dovesse spaccare tutto, ancora non ha spaccato assolutamente niente.
È vero, sì, comunque tornando là, sì, un po' Dino Crisis ce l'ha. Eye of the Cycle disponibile in fase Early Access, in esclusiva per Epic Games Store, fa esattamente questo, propone un battle royale spruzzato di PvE che cerca di innovare senza stravolgere, intercettando tutti quei giocatori che non sentono troppo a loro agio con la competitiva spinta degli altri esponenti del genere, ma puntando invece sullo sparacchiare a coloratissimi alieni su un pianeta minacciato ogni 20 minuti dall'immancabile tempesta che resetta la mappa. Quindi siamo catapultati dall'alto su una mappa che questa volta è abitata da 20 altri giocatori in caccia dei nostri stessi obiettivi. Tutti abbiamo fatto le missioni da compiere, raccogliere minerali, uccidere creature particolarmente moleste e andare per funghi, giuro. Conquistare punti sul controllo e altre semplici variazioni sul tema. Eliminare gli avversari non è l'obiettivo del gioco, anche se chiaramente toglierli di mezzo vuol dire ridurre la competizione per le risorse. Non proprio scherzo, della verità. Vabbè, allora insomma, diciamo sì, devi ammazzare gli alieni, ma devi comunque fare del tuo. Vediamo invece un po' cosa avete pensato di Game as a Service, ogni male possibile. Allora vediamo un po'. Borderlands 3 non brilla nell'analisi tecnica delle versioni console. So che molti stanno avendo problemi anche sulle versioni PC con col DRM, come al solito in questi casi. E vabbè, c'era purtroppo da aspettarselo. Scusate, stamattina non sto benissimo di gola. Io ancora sto iniziando un po' a giocarci adesso per la recensione, sto scrivendo ora quella di Pro Evolution Soccer, che mi ha soddisfatto molto, devo dire, nonostante i soliti problemi di quando giochi a calcio sempre anche contro il computer, di giocatori di squadre di serie B che palleggiano come in maniera spettacolare, gente che stranamente riesce sempre a difendere la palla con due dei tuoi difensori addosso e guarda caso poi si becca sempre il fallo mentre te prendi altro. Ieri stavo giocando e praticamente c'è stata una cosa. Buongiorno signor M, buongiornissimo anche a te. Ieri giocavo a Pro Evolution Soccer, il mio giocatore fa per stoppare una palla che gli arriva a spalla alla porta, il difensore tira una specie di calcio volante cercando di prendere la palla, gli mette una gamba su una spalla, lo piglia in faccia e ho preso fallo io perché avevo tipo fatto ponte, non aveva alcun senso questa cosa, vabbè, però andata così. Continuiamo. Allora, c'è la Nathan Drake Collection in offerta a 16,98€, se vi interessa, non è il momento giusto. Gears 5, Rod Ferguson conferma l'arrivo della modalità foto, cosa molto interessante, visto che in effetti Gears of War 5 è veramente molto molto bello da vedere, oltre che divertente già da giocare, come ho già scritto. Nioh 2, la beta, arriverà tra un mesetto e mezzo, perché tutti i fan di Nioh, c'è insomma da stringere un po' i denti. Poi vediamo altre notizie interessanti. Parte la grande su PC Borderlands, insomma, le cose pare un po' indifferente rispetto a quello che si vede sulla notizia sopra. David Cage vorrebbe puntare su esperienze di gioco più brevi. Il game designer francese vorrebbe esplorare nuove idee e scegliere un format più breve per il suo prossimo progetto. Potrebbe essere un'idea, potrebbe a questo punto tentare la via del mobile, magari sotto Apple potrebbe essere una cosa interessante. Oppure sì, lo potrebbe fare a puntate, perché no? Potrebbe essere una soluzione anche quella, in effetti. Mi chiedo, probabilmente si è reso conto che il suo pubblico magari... ora si è reso conto forse anche che David Cage, che il suo pubblico è un po' più grande di quello standard e ha meno tempo per giocare, quindi magari punta a un pubblico un pochino che ha meno tempo per giocare e quindi vuole esperienze più brevi e più compatte. Cage sì, è prolisso, giustamente fa titoli estremamente narrativi in cui ricchi spesso di azioni automatiche, di azioni appunto che non hanno senso se non darti appunto il senso della routine. Penso a quella fase in cui ti fa pulire una casa del tizio, insomma, quindi si prende del tempo per raccontare una storia, però si rende conto che il suo pubblico forse tutto questo tempo non sempre ce l'ha. Vediamo Polygon se dice qualcosa di interessante. NHL 20, un grande esempio di sport annuale, nel bene e nel male, ma ci importa una sega noi di NHL. Circa 30 anni fa Mortal Kombat Blood Forever Change di videogame industry, e questo è assolutamente vero, ne ho scritto anche su Nerdcore tempo fa. È chiaro che nel momento il sangue
di Mortal Kombat fece innanzitutto spostare un po' la console war fra Mega Drive e Super NES, perché la versione per il gioco per la console Sega aveva il sangue, mentre la versione per Nintendo, giustamente seguendo la Nintendo Philosophy, aveva questa specie di sudore, anche se c'era poi, se non sbaglio, un codice per sbloccare il sangue. Fatto sta che il fatto di poter utilizzare il sangue spostò un po' gli assetti della console war dell'epoca, perché chiaramente i ragazzini, i giocatori e tutti, insomma, i bambini volevano, eh sì, perché non si può giocare, perché non Polygon? Polygon ci sta sempre bene, è comunque un sito che io apprezzo onestamente da persona che lavora nel settore. Poi per me potete dire quello che vi pare, però comunque delle cose interessanti. I bambini ovviamente volevano il sangue. E quindi sì, credo che sia stato un momento importante quello lì, anche perché comunque quel fu un momento in cui arrivò, comunque un periodo in cui arrivarono Doom, Mortal Kombat col sangue, non dimentichiamoci di Night Shift, il gioco diciamo un po' voyeuristico in cui bisognava proteggere delle licee, delle università, dei liceali, tra cui una belloccia dell'epoca, Dana Plato, da delle specie di vampiri che avevano dei ganci per il collo, una roba assurda. Ripeto, c'è un pezzo su Nerdcore, se volete poi ve lo rilinco. Fatto sta che Doom, Mortal Kombat e soprattutto questo Night Shift provocarono un casino terrificante all'epoca nei ben pensanti americani, e si arrivò poi, dopo varie audizioni di fronte al congresso, alla Corte Suprema americana, insomma ci fu un bel casino in America, si arrivò ai sistemi di rating che misero un po' la situazione a tacere. Poi vabbè, mi ricordo che all'epoca ci furono colpi bassi terrificanti, tipo Siga, non mi pare Siga che portò in aula la pistola, comunque quella proprio grande, non mi ricordo come si chiamava, del NES, del Super NES, dicendo: ah, guardate come educano i vostri figli ad essere dei guerrieri. Insomma, fu un periodo estremamente interessante quello, anche perché comunque cambiò veramente il panorama, perché lì ci si rese conto non tanto che i videogiochi erano una cosa anche per gli adulti, perché Mortal Kombat non è un gioco per adulti inteso come un gioco con un senso profondo, però ci si rese conto che i giochi non erano soltanto roba per bambini, e ci potevano anche essere giochi pensati per giocatori più grandi. Poi da quel momento non so perché ci siamo fermati, e ancora oggi mi tocca sentire gente che dice: però mio figlio gioca a tal gioco violento, e poi fa gli incubi, oppure poi si agita. Non lo fa giocare a un gioco col PEGI 18, insomma. Sì, esatto, risolsero cambiando i colori facendo l'arancione. Poi vediamo un po' cosa. Ma dopo questa cosa interessante, vi invito a leggere invece che il pezzo su Polygon, il pezzo su Nerdcore che feci tempo fa. Vediamo un po' cose interessanti. What the Disney Movie About Your Beard? Queste sono quelle robe un po' da BuzzFeed che non ci interessano. Gli esperti dicono: usate il Resolution Mode su Borderlands 3 probabilmente per avere delle prestazioni migliori. Vediamo un po' di news interessanti. 5 milioni annunci dal Final Fantasy XIV Livestream, non ci interessa. Parliamo appunto della beta di Nioh che arriva a novembre. Borderlands 3 ancora di non granché. Vediamo altri news interessanti. Il Sega Genesis Mini che è arrivato, ora che non ce l'ho qua, però ci ho giocato un po' e vabbè, è bello come era bello. Poi abbiamo sempre quel tizio Billy Mitchell, quello che fa i record in maniera abbastanza fumosa sui vecchi coin-op, che vuole fare causa perché evidentemente gli hanno eliminato dei punteggi perché si sono resi conto che barava. Tu fai gli incubi anche senza giocare ai giochi violenti, e forse ti mangia meno peperonata. Abbiamo Link's Awakening che mi è arrivato e sto iniziando un po' a giocarci, tempo permettendo. Passiamo adesso a Kotaku, l'amato e odiato Kotaku. C'è una rubrica sui migliori giochi nascosti in altri giochi, questa è un'altra cosa che magari vi invito a guardare. Ah, notizia della giornata: Ash ha vinto la Pokémon League finalmente nell'anime. Qui vediamo la sua faccia felicissima.
Non male, ebbene sì, Ash ha vinto finalmente la Lega Pokémon, superando questa cosa, lo voleva sempre fuori. Questa è la faccia di chi ha vinto, infatti non se ne rende conto, ci ha messo soltanto 20 anni, infatti è già diventato, come vedete, un meme. E beh, siamo tutti contenti, direi, per Ash Ketchum, gli auguriamo tantissime felicità, tantissime altre vittorie. Comunque, nei Degoneko, se non ti piacciono Polygon e Kotaku, capisco. Consigliami altri siti per fare la rassegna stanca. Anzi, quasi quasi. Sì, infatti, deve essere dura vincere dopo 20 anni nella Lega, soprattutto quando hai 10 anni. Quando hai 10 anni, da 20 anni, perché evidentemente c'è qualcosa che lo tiene bloccato. E una cosa che vi chiedo, ecco, pensavo di fare una cosa fighissima, fighissima nella mia testa: farmi un account Telegram per la rassegna stanca in cui la gente può segnalarmi le notizie interessanti per il giorno successivo. Sì, esatto, cioè in effetti fa parte, diciamo, del seinen, il discorso del torneo, però certo farlo perdere per 20 anni, almeno Goku non, insomma, ci devo mettere un po' di più. Comunque, se adesso magari lo metterò qua sotto su Twitch, nel canale, o lo scriverò su Facebook, farò un account Telegram per la segnalazione delle notizie più assurde anche fuori dai videogiochi, su quella rassegna stanca. Secondo me potrebbe essere fighissimo. Intanto questa cosa bellissima, il The Witcher negli anni 80, mamma mia, cosa sono bellissime queste DeviantArt dell'artista Roman Tichenin, che ci offre questa visione di Triss Merigold in versione tipo le Misfits di Gem and the Hologram, spettacolare. Infatti Yen vs The Housewoman of War, guardate com'è bella! Guardate che bello The Witch, come Geralt anni 80, Dio santo che bellezza! Che io sa, è bellissimo, sembra veramente, il mio nome è Remo Williams, non so, no, sembra, boh, sembra, non mi viene in mente un nome, sembra, a parte sembra Toki, sì, chiaramente ci vuole Kevin Sorbo per una roba così, e questa è tutta roba, no, direi che non c'entra niente, roba, non è più roba anni 80, no, che noia, va che è sto. C'è sempre questo artista, però non è più roba anni 80, quindi non ci interessa più. Vabbè, lo guardiamo lo stesso perché sono dei bei disegni, devo dire, sono dei bei disegni, però non è più quello. Mi sono esaltato per due foto e aveva già smesso di essere divertente. Vabbè. Però bravo, bravo, ti diremo bravo. Si deve andare nel momento che poi vanno per i cazzi loro. Vero, uno stile estremamente adatto. Io onestamente lo vorrei un urban fantasy con questi personaggi qua. Poi fate voi come vi pare. Io approvo. Se c'è un Kickstarter, lo kickstarto. Ah, fanno un server. Giustamente, dopo World of Warcraft Classic, volete un bel server di EverQuest Classic? Arriverà anche quello e vi riporterà indietro. Ciao, Bafo. Grazie per essere qua con noi, Bafo Mauso al secolo, Davide Costa, prolifico artista e autore Disney, seguite la sua mailing list dal tavolino di un bar che arriva tutte le domeniche. Se vuoi, Bafo, metti pure qua il link per iscriversi, che è una figata perché propone ogni settimana delle storie brevi, degli articoli interessanti e delle interessanti riflessioni sulla scrittura. Io vi consiglio di seguirlo. Esatto, un urban fantasy per non tanto più giovani adulti. Vediamo invece quest'altro tizio che ha finito Resident Evil 4 con lo 0% di accuratezza. Vabbè, complimenti, complimenti, sono quelle sfide importanti. Ghost Recon Players Get a Surprise Haircut, non so cosa voglia dire, non so perché ci sia soprattutto una macchina, però vabbè. Probabilmente perché sta guidando. Stavo guidando una macchina nel gioco, vabbè. Ah no, è roba che non c'entra nulla. Ok, per un attimo mi stavo impazzendo. Vediamo un po'. Ah, questa settimana dovrebbe uscire Duck Duck, un Tetris Goose Game, ovvero un gioco che vi consiglio. Cioè, voglio provarlo anch'io. Fondamentalmente è un gioco in cui dovrebbe uscire anche per iOS, per Arcade. Praticamente è un gioco in cui sei una papera, un'oca,
un locio, come si direbbe anche in Toscana, e devi non ti fa linkare? No, devo togliere una moderazione, porca miseria, ti chiedo scusa. Comunque cercate appunti da un tavolino di un bar, giusto? Altrimenti provo a metterla io. Se mi passi il link su in privato, su Messenger, me la metto io qua. Poi dopo devo cambiare la cosa. Comunque, dicevo, Duck Goose Game è un gioco in cui dobbiamo spaventare le persone nel modo migliore, uno stealth game in cui dobbiamo spaventare le persone essendo un papero. Comunque, vediamo cosa esce in questi giorni, questa settimana, cosa uscirà nel mondo dei videogiochi. Allora, oggi, The End of an Age, Fading Remnants per PC, Akash, Path of the Five per Switch, Winter Comet per PC, Graviton per PC e Mac, Don't Give Up, A Cynical Tale per PC e Mac, Hope for City per PC, Solitaire Legend of the Pirates per PC e Frenzy Plants per PC questo lunedì. Domani invece sono Castle Crusher Remastered, tanta roba, prendetelo su Switch, Jet Cave Adventure per Switch, Boost Simulator per PS4 e Xbox One, fondamentale, AI The Somnium Files per PS4, Switch e PC, Rebel Cops per tutto, Devil's Hunt per PC, Lego Jurassic World per Switch, Groundhog Day Like Father Like Son per PSVR e SteamVR, Real Fishing Road Trip Adventure, Daymare 1998, finalmente esce un gioco italiano ispirato a Resident Evil, che nasce come tributo a Resident Evil 2, titolo che vi consiglio assolutamente, italiano, sembra molto molto figo, spero di giocarci presto, e quindi vi lo consiglio veramente, Daymare 1998, vediamo un po' come sarà. Poi abbiamo Blackbeard, The Cursed Jungle, che sembra il titolo di un porno gay. Poi abbiamo Trailmakers per Xbox One. Sì, è un po'. Sì, comunque diciamo, nasce come come I permit nome utente. Vabbè, lo faccio la prossima volta. Comunque, invece, mercoledì usciranno Trailmakers, poi Football Drama, che sembra molto interessante. Un gioco narrativo sul calcio. Dreamland Soul, che poi è un po' mi sembra il campionato del Milan quest'anno, scusatemi la battuta. Dreamland Solitaire, Bolt Halt, Spirit Arena, Crying Suns, Seven Circle, Planet Side Arena, Jenny Leclue, Detective View, vabbè, non so cosa sia. Poi vediamo, abbiamo giovedì, Police Stories, mi piacciono, invece c'è il titolo, Devil May Cry 2 per Switch, Overland, Switch e PC, Sayonara Wild Hearts, PS4 e Switch, Truck Driver, poi Mutazione, sembra proprio Mutazione, Paper Dolls Original, Grid Autosport su Switch, Inferno 2, perché l'Inferno 1 non bastava, su Switch, Puzzle Quest, The Legend Returns, interessante su Switch, Lost Castle, sempre per Switch, One Way Ticket, Mountain Peak Battle Mess, gioco per 3DS, incredibile, Neon Drive, Soul Knight, Resist Tower Defense, Forgetful Dictator, Cripplefall Investor Simulator, non male, questo lo devo consigliare a Luca Tremolada di Sole 24 Ore. Poi vediamo, ripetevo, Untitled Goose Game venerdì, che è questo gioco in cui stealth, in cui bisogna spaventare gli umani essendo un papero, che già l'idea è bellissima. Poi abbiamo Skyball Zack, The Sojourn, Niflheim, Reign of Reflection, Ni No Kuni, Wrath of the White Witch per PS4, Switch e PC, The Legend of Zelda Link's Awakening per Switch, Spellworm, Island Maids, Tidwarg Virnimand, Zenith e Bloxicus per PC. Insomma, anche questa settimana di roba ne esce. Passiamo un po' al tech in generale con The Verge. Qualcuno ci ha mandato altre immagini del Pixel 4 XL, che a quanto pare anche lui sposa l'idea della piastra a induzione. Vediamo un po' qualche immagine, vediamo, sono quattro telecamere messe a rombo, sembra avere un discreto bordo, direi, e questo ovviamente c'ha uno stacco qua, non ha però come l'iPhone 11 un ulteriore scalino. Andiamo un po', dovrebbe fare 16 noni by default, anche se sono i 4/3. Vabbè, questo è un po' come dovrebbe fare le foto. Device info sembrerebbe essere tutto
sembrerebbe essere tutto vero, quindi. Sì, è vero, sembra. Ho visto anche sì, delle. Ho visto anche dei fotomontaggi dell'iPhone 11 con l'immagine del rasoio Gillette. Quindi sì. Ho visto anche quello. Allora, vediamo un po'. Qualcosa interessante. Beh, view angle, raw sensor, non ci dice niente di particolare. Risoluzione 12 megapixel. La focale, focal light, ore 90 gradi. Questa è l'altra camera invece, no. Probabilmente no, un'altra cosa. Questo è un po' lo schermo. Sì, vabbè, probabilmente. Allora, l'iPhone 3, scusate, il Pixel 3 XL è, credo, tuttora il miglior telefono fotografico che abbia mai avuto. Fa delle foto incredibile, lo trovo ottimo anche come Android, onestamente. E aveva una sola fotocamera. E aveva una sola fotocamera. Vediamo cosa farà con tutta sta roba. Cioè, mi aspetto una cosa terrificante. Complimenti per la tastiera. E vabbè, comunque, torniamo indietro. A quanto pare dovrebbe uscire, non so quando, ma fra un po' l'annunceranno. Vediamo altre cose interessanti. Un nuovo Surface Laptop 3 dovrebbe avere un modello da 15 pollici. Non so perché dovesse avere di Anchor Days o Apple Watch Rover. Questo è un gioco sull'essere organizzati, non lo farò mai. La Dual Premiere Pro userà l'intelligenza artificiale per reframe per ottenere più frame della tua app, della social app, per reframe, scusate, per se vi servono i modi formati 1.1 e 9 sedicesimi, automaticamente il sistema farà in modo di ottenere l'inquadratura migliore per il prossimo Adobe Premiere Pro, così almeno potete fare dei vostri bei video per i video social. Poi vediamo altre news interessanti. Avengers Infinity War and Endgame are almost better performed by high school dancer, ma forse no, però a questo punto non posso fare a meno di cliccare per vedere questa cosa. Scusate, ho bisogno di farlo. Fermo un attimo la musica, perché scusate, fermo un attimo la musica, voglio sentire questa cosa. Damogli un po' di volume. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, mi godo con voi questo momento estremamente epico. Speriamo che Twitch non me la distrugga sta cosa. Ora Twitch mi ucciderà per aver fatto vedere questo video con tutte le musiche sotto, ma mi direi quindi di fermarsi per evitare ulteriore cringe, perché stavo veramente cringeando durissimo. Rimettiamo un po' di musica per continuare. La passiamo qua. Già meglio, sono d'accordo, che portare in scena un piccolo principe. Vabbè, qualunque cosa è meglio che portare in scena il piccolo principe. Di cosa stiamo parlando? Comunque, torniamo un po' a vedere. Music Publisher says Peloton stole every more music as Peloton. Peloton? Non so cosa sia questa roba del Peloton, ma deve essere una cosa che ruba musica mentre pedala, evidentemente. Bob Iger ha mollato Apple Board, ha mollato il board di Apple, che comunque è sempre il CEO di Disney, quindi la cosa non mi sembra una roba proprio da poco, non so perché l'abbia fatto, probabilmente per concentrarsi su dominare il mondo in altro modo. Poi MoviePass, forse l'avrete saputo, che deve essere questa cosa favolosa, che nell'ipotesi era vai a qualunque cinema vuoi, a vedere qualunque film tu voglia con un abbonamento banalissimo, poi era vai a vedere film ogni tanto, film di cui non gliene frega un cazzo a nessuno, pagando gli stessi soldi. Adesso invece è ufficialmente andato a puttane e chiude tutto, ha chiuso tutto 2 giorni fa. E grazie tante, arrivederci per questo esperimento che non aveva assolutamente senso. Oh Madonna, mi dispiace. Crossover piccolo principe più Momo, mamma mia, questi Trump dicono di Bibbiano. Non parlateci di Bibbiano in questo momento, non abbiamo bisogno. Poi vediamo un po'.
C'è un film indonesiano di supereroi che lancerà un vasto universo cinematografico, sono curiosissimo di vederlo. La CNN smetterà di fare pubblicità alla Juul, che è questa qua, e altre sigarette dopo la prima morte legata al vaping. Liberissimi di farlo. Buondì, buondì Michele, buondì, buondì a te. JJ Abrams se ne avrebbe chiuso la porta a un deal di 500 milioni di dollari per fare una roba in esclusiva per Apple. JJ, sono contento per te. Quindi immagino che avessi modo di fare soldi in altro modo. Sono sicuro di sì. JJ Abrams di sicuro non ha bisogno di Apple, almeno non quanto Apple ha bisogno in questo momento di JJ Abrams. Intanto continuano in chat degli episodi terrificanti. Raccontateci i vostri momenti più traumatici legati alle recite scolastiche. Io mi ricordo di aver fatto una roba che, se la fai oggi, parte una roba, una, non lo so, una campagna web per chiudere la scuola. Ci fecero fare il balletto di Siamo i Watussi, ovviamente con tutti i bambini vestiti con calzamaglie marroni, la faccia pitturata, il gonnellino e la lancia. Una roba di un blackface terrificante, che se ci ripenso mi viene l'imbarazzo, ma erano altri tempi non governati dal politically correct e dalla dittatura del pensiero unico, come direbbe qualcun altro, ma che non dirò io. Esatto, pur razzista della pubblicità delle tabù. Ah, ok, grazie Sex Scasi. Vediamo in effetti, vediamo cosa dice in effetti questo del DJ Abrams. Non sono interessati. Vedi, perché il suo accordo con Warner Media gli permette di dirigere, scrivere e produrre progetti per la Bad Robot e altre compagnie di terze parti, quindi non c'erano stati problemi. Quindi probabilmente aveva comunque dei progetti già in essere. E oltre a un film di Star Wars, e poi immagino anche altre cose. Quindi probabilmente ha detto anche no, proviamo Apple's lack of franchises for Abrams to work with prompted some frustration, nel senso non aveva appunto dei franchise interessanti a cui dedicarsi. Forse in questo momento Abrams ha detto: ma sai che tanto i soldi con la pala li faccio comunque in un altro modo. Apple, pazienza, cazzi tua. Poi vediamo un po' altre news interessanti. L'ennesima compagnia di augmented reality chiamata Dacry si leva, perché ovviamente ci sono tantissime cose, ma tantissime di questa roba di solito che esce poi quando poi c'è qualcosa che funziona. Mille compagnie si buttano magari nella VR e nella augmented reality, poi la maggior parte chiudono. Vediamo un po' cosa succede. Twitter avrebbe cancellato le minacce di morte di un legislatore del Texas che avrebbe minacciato Beto O'Rourke, una cosa che ci interessa più di tanto. Microsoft starebbe lavorando a un suo foldable Surface con liquid, con ango, con una cerniera liquid powered. Beati, vediamo, questo è il brevetto e boh. Sembra un portafoglio visto così. Infatti, un flip phone a portafoglio bello sottile, io me lo prenderei volentieri, onestamente. E vabbè, queste cose di Microsoft. Tra l'altro, Microsoft che a inizio ottobre avrà un evento di Surface, ricordo, in cui verranno mostrati altri progetti. Chissà, magari verrà anche fantasticata questa cosa. Continuiamo invece le news su Gizmodo con, vabbè, il primo ministro Boris Johnson ha detto che uscirà dall'Unione Europea come Hulk. GP in queste ore ha detto: esatto, in mutande, molto arrabbiato e praticamente completamente folle. Questo è come uscirà la Gran Bretagna nella Brexit. Poi vediamo altre notizie. Andrew Cuomo ha detto che verranno bannate di nuovo le e-cigarette con. Mi piace perché bannano le sigarette elettroniche, ma guai a bannare le sigarette normali, eh? Guai a bannare le sigarette normali che hanno già fatto molto più male.
Oh mio Dio, queste non le avevo viste. Praticamente hanno fatto delle figurine, delle figurine, dei personaggini della classe di Final Fantasy VII classico. Mamma mia, sono bellissimi. Chi li produce? Vediamo se c'è scritto. Non c'è, perché invece di parlare non scrive? Ah, comunque lo fa Square Enix. Square Enix. Samsung, se non sbaglio, si era messo al lavoro. Sì, Samsung si è rimessa al lavoro col Fold, ma ancora non penso stia distribuendo. Allora, no, non credo che faranno una modalità classica, però vi dico, so che in Final Fantasy VII hanno messo una sorta di modalità classica in cui puoi giocare ancora più a turni. Ora, io l'ho provato allo scorso E3 e già comunque il feeling a turni si sentiva, potevi comunque fermare l'azione, fare le tue cose e poi ripartire tranquillamente. Quindi se volete una roba a turni, state tranquillissimi. Ecco Michele, che senza dubbio sul mondo Android è più esperto di me, può dirvi tranquillamente che in Italia al momento non so, so, so non arriverà, sono in pre-order, però starà a vedere. Vabbè, allora se ho ricevuto un YouTuber famoso, allora so che stavolta hanno smesso di fare errori. Abbiamo un collega di Baffo qua, sono molto contento per lui. Poi dicevo del ban delle sigarette elettroniche, mi sembra un po' prematuro. Ash Ketchum anche qui che vince, vediamo un po' qui. Brett Kavanaugh, un altro simpaticone dell'alt-right, comunque personaggio interessante, si becca un'altra denuncia per molestie sessuali. Che abbiamo avuto Boris Johnson che vuole uscire in mutande come Hulk dalla Brexit. Altre cose interessanti. Una miniserie Restoration che sembra Altered Carbon con un po' di l'invasione degli ultracorpi. 19 attivisti contro per il clima arrestati per aver fatto volare droni sopra Heathrow che sta espandendo. Qualcuno ha costruito un aereo funzionante di Minecraft e in effetti sembra veramente più un verme che va avanti costruendo se stesso che una roba bella da far volare. Però complimenti, complimentoni. Poi vediamo cose interessanti. Vediamo tra un po'. Non ci interessa. Questa è bella. Iron Man aveva un'altra scena post-credit dove Nick Fury faceva un riferimento agli X-Men. Attenzione, questo è importante. Questo invece è regista che so che molti si sono annoiati, a me è piaciuto tantissimo. Qui è un video in cui si mostra come hanno scolpito la faccia di Diti, il personaggio interpretato da Nathalie Emmanuel. Sembra un incubo, in effetti, perché sono lì, sono d'accordo. Allora, vediamo Comic Book cosa ci racconta. Spider-Verse Fan si è fatta la miglior foto per la scuola. Vediamo un po' che foto si è fatto questo tizio. Non riesco a capire. Bene, vediamola meglio. Ah, oh, complimenti, complimenti, si è fatto la foto identico al personaggio. O comunque molto simile, infatti cioè, potrebbe essere. Complimenti, complimenti per questa foto. Vediamo altre news interessanti. Jurassic World Battle of Big Rock, è quello che ho detto prima. Se non avete ancora visto, guardatevi questo cortometraggio di Jurassic World perché secondo me ne vale la pena ed è più bello di tutto Jurassic World 2, in effetti. Secondo una teoria di Dottor Strange suggerisce che Scarlet Witch potrebbe essere il prossimo cattivo del prossimo grande minaccia del Marvel Cinematic Universe. Vi dico perché no? Perché no? Potrebbe essere molto figo dopo aver avuto un cattivo grosso, avere anche un personaggio di questo tipo. Vediamo un po' altre notizie interessanti. God of War in Blu-ray. Questo è un cappello di Hit pensato per il capitolo 2. Non lo metterei mai, ma sono convinto che qualcuno lo troveranno. Abbiamo fatto cose interessanti.
No, direi che possiamo saltare tranquillamente. Vediamo che ci dice invece Adoro The Daily Action Figure, perché ogni tanto ci mette delle cose bellissime. Vabbè, abbiamo l'acqua, la figura di acqua molto bella. Questi mi ricordo, questi da ragazzino li ho consumati, i soldati del Foot Soldier. Era bellissimo, iperposabile. Mi ricordo che ci ho giocato non so quanto da ragazzino, quando giocavo con i Mutant Ninja Turtle, era bellissima. Poi altre cose interessanti, hanno fatto i personaggi di Borderlands, questo non so cosa sia. Toon Terrors Video Game Freddy Jesus Figure from NECA, ovvero hanno fatto i personaggi, guarda che belli i personaggi della NECA, fighissimi questi fighissimi questi personaggi qua, devo dire. Faccio vedere, ah no, Freddy e Jason, ma fammi vedere Jason, c'è Jason? Che bello, il Jason ispirato a quello di Freddy del gioco, infatti ha colori un po' diversi perché appunto sono i colori del gioco, bellissimo. Molto figa, devo dire, questa figurina, molto figa. E chiudiamo un po' dalla segna stampa con Wired, vediamo cosa dice. Sim sotto attacco hacker, il virus trasforma lo smartphone in una microspia, mamma mia, speriamo sia una roba un po' eccessiva. Le aziende non vogliono più essere definite tech perché è diventato scontato e noioso, addirittura controproducente, secondo Vox. In effetti ormai sono quelle parole che non hanno molto senso. Poi vediamo una storia interessante, le 5 storie più morbose del Joker, se volete leggere a fumetti. Altre cose interessanti, secondo loro la Libia è corresponsabile del traffico di migranti. Sì, penso anch'io. 10 attori più sbagliati in un film biografico. Interessanti, romanzi tra i banchi di scuola. Un nuovo spettacolo immagine di Saturno da Hubble. Come funziona il trapianto fecale? Non lo voglio più. Penso che non cliccherò su questa notizia. Vediamo invece La Stampa, che inizia con estorsioni, violenze per i biglietti arrestati 12 capi ultra della Juve. D'altronde, voglio dire, come ce l'hanno altre squadre. Scrivo ancora su Wired, sì, ogni tanto, molto meno che in passato, però sì, scrivo ancora su Wired. Non ho più lo stesso ritmo, però sì, dai. Poco. Ho scritto recente, non mi ricordo, qualcosa un po' di tempo fa. La prossima cosa che scriverò sarà la recensione del Mega Drive Mini, fra un po'. Sì, Zave è ancora a piede libero, incredibile, questa cosa è scandaloso, una persona come lui chiaramente dentro agli ambienti Juve più pericolosi sia ancora a piede libero. Poi vediamo un po' interessante, altre cose interessanti della stampa. L'attrice Cuminetti colpita da un pugno. Mi ha bisogno di aiuto, complimenti. Benetton, resete conti con il manager a rischio della DD Atlantia con Castellucci. Un po' di news interessanti. Il campione di rugby sconfigge il tumore, giocherà ai mondiali del Giappone. Meno male, sono contento. Questo è un incidente a Torino. Recupero la mano amputata e i medici le riattaccano in 9 ore. Complimenti, speriamo la riesca a muovere. Romina Power, i miei nipoti ne fanno troppi, la figlia, io mi fido del medico, meno male. La figlia è scomparsa di Mona Pozzi, queste cose. 25 anni fa spariva Mona Pozzi, ci sei cose che un po' sanno su di lei. L'ingresso trionfale di Piero Angela al CICAP, sicuramente avrete visto, è una cosa spettacolare. Vediamo un po' invece le notizie di tech, chiudiamo la notizia della stampa. Eccola qua, sezione in cui navigo anche io. Abbiamo IBM, un cyber camion per difendersi dagli hacker. Questo è un viaggio, insomma una visita che hanno fatto al camion dell'IBM con dentro tutta la task force per difendersi dagli attacchi hacker. Poi abbiamo l'iPhone 2, il successore del dispositivo che serve solo per telefonare. Come va il Samsung Galaxy A80 e... Tornano gli studi indipendenti di sviluppo di giochi italiani alla Games Week. Non so se voi ci sarete, io forse ci sarò solo l'ultimo giorno perché prima sono altrove. Vediamo un po' questo, se c'è un elenco dei giochi. No, non ci sono un elenco, però pazienza. Google annuncia l'algoritmo più visibilità ai contenuti originali, meno male. Poi vediamo il telefono di OnePlus, proprio del tempo, l'avevamo già visto. Altre news interessanti non ne vedo. E direi che anche per oggi possiamo chiudere la rassegna stanca. Fra poco aprirò il canale Telegram dove inviare le notizie più assurde, sceme, belle, divertenti, positive, negative e interessanti che volete.
mi raccomando, non esagerate, però spargete la voce. Ci vediamo qua domani, stessa spiaggia, stesso mare, alle 9:30 per la rassegna stanca. E ciao a tutti, grazie per l'attenzione, a domani, ciao ciao.